Amiche ed amici in ascolto, ormai è ufficiale. Le etichette discografiche vogliono renderci clamorosamente più poveri. Gomblotto! Anche questo mese tantissima roba interessante, ma non preoccupatevi perché ci sono apposta io per aiutarvi a fare una selezione tra le novità e le ristampe in vinile in uscita a febbraio. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Siamo partiti a bomba per il 2021 musicale con i dischi di gennaio, eccoli qui se ve li siete persi, e si continua senza perdere un colpo con quelli in uscita a febbraio, tra novità e ristampe in vinile. Prima di partire voglio ricordarvi che esiste la playlist su Spotify con alcuni tra i brani in anteprima delle novità presentate in questo video e anche alcune canzoni da quei dischi di cui escono le ristampe. Il link per arrivarci è qui sotto in descrizione e la playlist si chiama come questo video, dischi in uscita a febbraio 2021. Grazie alla playlist potrete farvi un'idea un po' più accurata dell'album o dell'artista, perché per motivi di copyright, ormai lo sapete, posso inserire in questo video solo dei brevissimi spezzoni audio e spesso neanche quelli. Seguitemi anche su Spotify in modo da essere sempre aggiornati sulle novità e sulle mie preferenze. Mi sembra di avervi detto tutto e quindi... Medicine at Midnight dei Foo Fighters. Ma cosa gli vuoi dire a uno come Dave Grohl che è riuscito a creare qualcosa di significativo oltre i Nirvana? Chi ci avrebbe scommesso? Per quanto fosse in gamba, io non ci avrei rischiato i miei due centesimi. Ma mi sbagliavo e mi sbagliavo di grosso. Di certo non ha rivoluzionato e influenzato il rock come ha fatto in compagnia di Chris Novoselic e Kurt Cobain, ma il suo lo ha sempre portato a casa con mestiere e dignità, creando più di un pezzo memorabile. Il nuovo Medicine at Midnight dei suoi Foo Fighters, ormai arrivati al 10° album, continua a non riscrivere le regole del rock and roll, ma allo stesso tempo continua ad essere dannatamente godibile. Volume 4 dei Black Sabbath. Ve lo dico subito, così mi tolgo il pensiero, me l'avete anche chiesto nei commenti. Io l'ho già preordinato perché il precedente cofanetto di questa serie, quello dedicato a Paranoid, ha del clamoroso, anzi, approfittatene finché si trova e soprattutto finché si trova al prezzo di adesso. Non è un caso che io faccia riferimento al prezzo, perché questo io l'ho pagato poco più di 90 euro, mentre il cofanetto in uscita dedicato a volume 4 supera i 130 euro. Qual è il motivo? Ve lo dico subito anche qui. Mentre per il cofanetto di Paranoid non era stato fatto alcun lavoro di rimasterizzazione ex novo, in questo caso è avvenuto il contrario, ossia il remaster è stato effettuato apposta per questo prodotto. Edizione in vinile con 5 dischi neri comprendenti album in studio, album live con esibizioni dell'epoca, outtakes, versioni alternative, poster, booklet di 40 pagine, insomma il ben godi per ogni amante della band di Birmingham. E a proposito, se volete farvi un bel viaggio sabbatico, questo video è quello che fa per voi. Quanto al contenuto artistico, volume 4 fa parte degli album imprescindibili dei Black Sabbath e se non lo conoscete vi consiglio di recuperarlo in qualsiasi versione vogliate. Questo cofanetto è più indicato per gli ultra fan della band che conoscono già l'opera e vogliono qualcosa in più. Poi, se vi ascoltate le canzoni in streaming e vi entusiasmano e avete i soldi, perché no? Avreste da subito l'edizione di riferimento di questo classico del heavy metal.
se ti sta piacendo questo video, lascia un like. Per te è un attimo e per me è molto importante. Per sostenere il canale puoi acquistare i dischi che ti interessano nel mio negozio su Amazon. Trovi il link qui sotto in descrizione. Se i dischi preferisci acquistarli altrove, puoi comunque supportarmi acquistando quello che più ti pare e piace su Amazon partendo dal mio link personalizzato. Oppure puoi aiutarmi a tenere in vita il canale con una donazione tramite PayPal. Vita imperfetta di Alteria. Se amate le sonorità degli anni 90, quelle in cui i Nirvana, citati poco fa, erano assoluti protagonisti, allora dovreste prestare massima attenzione a questo disco. Sicuramente molti di voi conosceranno già Stefania Bianchi, in arte Alteria, per essere stata uno dei volti più amati di Rock TV e per essere oggi una speaker radiofonica sulla cresta dell'onda su Virgin Radio. Ma Alteria è anche una rocker sul pezzo, in prima persona, e il suo nuovo album Vita Imperfetta, che è il terzo da solista, conferma tutte le qualità che già conosciamo. Quindi giusto compromesso tra distorsione e radio friendly, voce bella graffiata e personalità. Una boccata d'aria fresca per tutti gli amanti del rock cantato in italiano, e questo risultato è stato raggiunto anche grazie al contributo di Max Zanotti in fase di scrittura e di produzione. Edizione in CD e digitale in uscita il 5 febbraio, edizione in vinile prevista per il 26 febbraio, ma l'attesa sarà ripagata perché comprenderà una bonus track non presente nelle altre versioni. Occhio che l'edizione in vinile è limitata e numerata a 200 copie, quindi datemi una mossa con il pre-order. C'era anche qualcos'altro che volevo dire? Ah sì, consigliatissimo a bestia. Domani mi racconti come si sta bene soli, si sta bene soli. Uppers dei TV Priest. A gennaio la categoria post-punk è stata degnamente rappresentata da Shame e Viagra Boys. A febbraio tocca ai londinesi TV Priest tenere alto il vessillo del genere che ha il merito di aver ridestato il rock degli ultimi anni. Uppers è il loro debutto e dai quattro brani in anteprima sembra molto promettente, posizionandoli sulla scia degli Idols, ma più cazzari e con la lezione dei The Fall bene in mente. L'etichetta è la gloriosa Sub Pop e solo per questo Uppers merita tutta la vostra attenzione. Passio Secundum Matteo dei Latte e Miele. In molti mi avete chiesto quale sarà il piano dell'opera prog rock Italia, di cui questo Passio Secundum Matteo dei Latte e Miele è il quarto volume. Come ho già detto rispondendo ai vostri commenti, purtroppo al momento non è stata resa nota una lista delle prossime uscite, quindi in attesa di aggiornamenti atteniamoci a quello che verrà pubblicato di mese in mese e che naturalmente non mancherò di segnalarvi. Ecco, a proposito di segnalazioni, solo in fase di montaggio è uscita la notizia della seconda pubblicazione della collana Prog Rock Italia per il mese di febbraio. Si tratta quindi del quinto volume dedicato ai Sensations Fix e al loro album Finest Finger, uscito in origine nel 1976. La data di uscita di questa ristampa della collana Prog Rock Italia è fissata al 26 febbraio 2021. Naturalmente trovate anche questo all'interno del mio negozio su Amazon nella sezione dischi in uscita e troverete due brani nella playlist su Spotify. I protagonisti di questo quarto volume sono i genovesi Latte e Miele con il loro disco di debutto datato 1972. Già il titolo ci può dare un riferimento sui contenuti, ossia alcuni dei momenti della Passione di Cristo secondo l'interpretazione di Matteo, uno dei 12 apostoli. E quindi è un disco che si compone di citazioni del suo Vangelo e versi originali composti dalla band che si fondono col contenuto
musicale valido ancora oggi, ma non per tutti, data la matrice spirituale dell'opera. Quindi se avete pruriti anticlericali siete avvertiti. Per tutti gli altri è un'opera senza dubbio da riscoprire in un'edizione che la valorizza come si deve. Trovate due brani di Passio Secundum Matteo nella playlist Dischi in uscita febbraio 2021 che ho caricato sull'account Spotify di Vinilicamente. Edoardo Bennato, Paolo Conte, Tre Allegri Ragazzi Morti, Franco Battiato e Salmo. Cinque dischi uniti dalla stessa data di uscita, il 26 febbraio, e dalla stessa etichetta discografica Sony Music Italia, che ridà vita a cinque titoli recenti e meno recenti che meritano sicuramente attenzione. Vado in ordine cronologico seguendo le date della pubblicazione originaria. 1977, Burattino senza fili di Edoardo Bennato, secondo molti il suo capolavoro, ma nei primi 10 anni di carriera del cantautore napoletano, dove peschi, peschi alla grande. Il remaster è quello della recente edizione Legacy, curata dall'Archivio del Suono, quindi possiamo mettere la mano sul fuoco sulla qualità audio. Arriva per la prima volta in vinile colorato bianco, edizione limitata e numerata a 500 copie. 1979, Un gelato al limon di Paolo Conte. Dopo i primi due dischi omonimi, l'avvocato si avvicina in punta di piedi al jazz, componendo uno dei tanti imperdibili della sua discografia. È il disco di Bartali, Blue Tangos, Rebus e la splendida title track. Edizione limitata e numerata in 500 copie su vinile giallo. 1999, Mostri e normali dei Tre Allegri Ragazzi Morti, un grande classico della band di Davide Toffolo, arrivato la prima volta in vinile per il Record Store Day di qualche mese fa in colore viola, adesso viene ristampato su vinile bianco. Nel mio negozio vi metto entrambe le versioni, così potrete decidere in base al vostro colore preferito, perché per quanto riguarda l'incisione si tratta dello stesso master. 2003, Last Summer Dance di Franco Battiato. Seconda stampa in vinile e prima ristampa colorata su tre vinili blu per questo live che immortala le esibizioni del tour estivo del 2003. Come ogni opera del maestro Battiato va annotata in cima alla lista dei prossimi acquisti, nella mia sicuramente. 2013, Midnight di Salmo, per chi non disdegna un po' di rap fatto come si deve. Arriva per la prima volta in doppio vinile colorato arancione in edizione limitata ad 800 copie. L'unica edizione colorata disponibile era quella gialla inserita in questo cofanetto ormai introvabile se non a prezzi molto più alti. Tra i dischi che vi ho presentato in questo spezzone nel mio carrello ci vanno Bennato, Battiato e Conte. For the first time, dei Black Country New Road. Per tutti gli amanti degli Slint e del post-rock, post-punk, post-jazz, insomma, post in generale, arriva un disco che ha del clamoroso. For the first time, il debutto dei londinesi Black Country New Road. Mi basta un brano per definirlo uno dei miei dischi dell'anno. E quel brano è Science Fair. Ascoltatevelo nella playlist di Spotify e ditemi se gli ultimi 2 minuti non vi fanno volare su Marte a morire assiderati col sorriso sulle labbra. Non ho altre parole da aggiungere perché in questi casi la musica parla da sola. Consigliatissimo a bestia. I smelt the sweat and the children crying. I was just one among crowded stands. And still with sticky hands, I bolted through the gallery with collar stains on my best white shirt. Nothing to lose, or I was born to run. It's black country out there. It's black country out there. It's black country out there. We'll be right back.
Love Continues dei Mogwai. A proposito di post rock, qui siamo con dei fuori classe del genere, gli scozzesi Mogwai e il loro decimo album in studio As Love Continues, che viene pubblicato nel giorno esatto del 25esimo anniversario del loro singolo di debutto. Dai due brani in anteprima, che sono presenti in playlist, non traspare il marchio di fabbrica che li ha resi amati e riconoscibili da tanti appassionati in tutto il mondo, ossia quell'alternanza di piano e forte, quiete e tempesta, che soprattutto dal vivo rende le loro esibizioni imperdibili. Ma non è detto che questo debba essere un male, e soprattutto dobbiamo ancora ascoltare gli altri brani. Sono stra curioso. Ghost Tapes number 10 dei God is an Astronaut. Tra chi ha cercato di fare propria la lezione dei Mogwai, rivisitandola quel tanto che basta per non passare da cloni ma per ottimi interpreti del genere, ci sono senza dubbio gli irlandesi God is an Astronaut, anche loro arrivati al decimo album in studio, pur essendo partiti dopo i colleghi di cui vi ho parlato poco fa. Chi mastica pane e post-rock questo mese avrà la pancia piena con Black Country New Road, Mogwai e God is an Astronaut. Davvero un bel bottino di qualità. Socialismo tascabile degli Uflaga Disco Pax. Una ristampa molto attesa, visto che non si trova in giro più nulla se non dai 100 euro in su, è quella di Socialismo Tascabile, il debutto degli Uflaga Disco Pax, pubblicato in origine nel 2005. Se non ho capito male, l'unica differenza con la precedente ristampa del 2016 sta nel colore dei due vinili, che in questa sono rossi, mentre in questa erano bianchi. Il resto del contenuto dovrebbe essere il medesimo, e quindi incisione rimasterizzata, tre brani extra, edizione in CD, copertina in cartoncino, cartina geografica dell'Emilia Romagna, crediti e testi del disco, mini poster del tour dell'epoca. Ma al di là dei pur legittimi feticismi tra prime stampe e colori sovietici, questo album è uno dei più importanti degli anni zero italiani. Quando arrivò, travolse tutti noi orfani dei Massimo Volume e dei CCCP, donandoci la stessa valenza letteraria dei testi, immersa però in una cornice musicale del tutto differente. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. Dopo questo ci furono altri due ottimi album che spero verranno ristampati a breve, e poi la storia si interruppe a causa della scomparsa di Enrico Fontanelli. Qui sul canale trovate il mio speciale dedicato alla quinta edizione dell'Ancora Festival, la manifestazione pensata per ricordare Enrico, i cui incassi sono stati devoluti al reparto di oncologia dell'ospedale di Reggio Emilia. Lo speciale contiene interviste agli altri due membri degli Uflaga, Daniele Carretti e Max Collini, che tra l'altro apprezzò molto il risultato finale. C'è anche Edda e il fratello di Enrico, Fabrizio, fotografo della band fin dagli esordi e autore di questo splendido volume che trovate nel mio negozio, nella sezione dedicata alle mie letture. Occhio che è l'ultima copia disponibile. Potete invece recuperare il mio piccolo reportage sull'Ancora Festival qui sul canale. Poi trovate anche il live integrale che gli altri due Uflaga tennero quella sera in compagnia di Nicola Manzan di Bologna Violenta, Alessandro Baronciani e Thomas Koppen dei Tante Anna. Due video che non si filò nessuno quando uscirono, perché questo canale era microscopico, ma sono due contenuti a cui sono molto affezionato e che meritano assolutamente una visione. Ve ne lascio un piccolo assaggio. È sempre molto difficile farlo, però è una cosa un po' complicata,
da gestire sul palco, soprattutto rifare quei pezzi senza Enrico è una cosa che non è facilissima, non è così immediata come sembra, diciamo che ho bisogno di un po' di tempo per riprendermi poi. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato, prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo era una chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va destra. Io e Flag hanno 11 anni di palchi alle spalle, abbiamo suonato con tantissimi altri colleghi e di solito sono molto contenti di poter venire qua con noi a suonare a un festival come questo. Sick Soundtrack dei Gas Nevada. Devo fare il mea culpa per questa pietra miliare della New Wave italiana, ma tra le centinaia di dischi pubblicati ogni mese, qualcosa inevitabilmente si perde per strada. Recupero in calcio d'angolo segnalandovi che a partire dal 12 febbraio sarà disponibile anche su Amazon la ristampa per il quarantennale di Sick Soundtrack, il capolavoro dei bolognesi Gas Nevada. Rimasterizzato per l'occasione su vinile bianco, contiene anche il 7 pollici single etched a nome Billy Blade and Electric Razors, che non sono altro che i Gas Nevada in versione rockabilly sotto un altro nome. Questo 45 giri era incluso anche nelle prime 1000 copie della prima stampa del 1980. Non fatevela scappare perché ci sono pochissime copie in giro. Quello che è venuto fuori è un disco innovativo per certi aspetti e invece celebrativo per certi altri. Per noi fu importantissimo, chiaramente fu il nostro primo LP. Gran parte dei brani furono creati ex novo in studio. Nell'album non c'è nemmeno Nevada Gas, che è sempre stata la nostra title track, e neanche Blue TV Set. La copertina è presa da, ispirata a un articolo di Scientific American, c'è anche la spiegazione sul funzionamento dei colori. E la scritta Gas Nevada in giapponese era ispirata alla grafia di Gundam, uno dei più famosi robot dell'epoca. Good dei Morphine. I fedelissimi di questo canale sapranno ormai della mia predilezione per il sax, e non solo quando questo strumento viene utilizzato nel suo habitat naturale, ossia il jazz. Ecco perché non posso lasciarmi scappare la ristampa di Good, il debutto dei Morphine, pubblicato in origine nel 1992 e in arrivo a fine mese in un'edizione limitata a 3000 copie su vinile bianco, curata da Music on Vinyl, quindi anche qui possiamo mettere la mano sul fuoco. Molti di voi magari non avranno a casa un disco dei Morphine, ma molti di voi li avranno ascoltati, non sapendolo, all'interno del film Viaggi di nozze di Carlo Verdone, nell'episodio dedicato a Ivano e Jessica. Ma che ti sei ingrassato il dito? Posso. Ascoltando questo disco ci ritroviamo immersi nei jazz club americani fumosi e sudati, quelli in cui arriva per una sera l'alternative rock dei Morphine, che trionfa proprio grazie alle venature jazz del suo DNA. Vista l'occasione, ne approfitto per rivolgere un saluto all'ex frontman della band, Mark Sandman, venuto a mancare proprio mentre si stava esibendo nel nostro paese. Good è un disco da avere, così come il secondo Cure for Pain ed il terzo Yes, un triplete imperdibile. Thank you.
Kids dei The White Stripes. Tra i protagonisti indiscussi degli anni zero ci sono stati Jack e Meg White, che no, non erano fratello e sorella, ma marito e moglie, e forse nemmeno quello, e suonavano insieme sotto la sigla The White Stripes. Se non li avete mai neanche sentiti nominare, sono quelli che abbiamo cantato tutti nell'estate 2006 con il loro tormentone. Per la cronaca, la canzone era Seven Nation Army. Nei loro pochi anni insieme, i White Stripes hanno dato un bello scossone al rock and roll mondiale, facendo capire chiaramente che è tutto un rimescolio, che tutto prima o poi ritorna evoluto secondo i gusti dei tempi moderni, e che si può fare successo e si possono comporre grandi canzoni anche solo con una chitarra, eventualmente distorta, e una batteria. Se poi sei protagonista di una manciata di videoclip epici e vieni addirittura parodiato nei Simpson, allora sei entrato nella leggenda. Hey kid, why don't you watch where you're drumming? Sorry, White Stripes. No hard feelings? Let's kick his ass! Credo che questa doppia raccolta in vinile sia il modo migliore per avvicinarsi all'ex duo di Detroit, e poi il sottotitolo è micidiale. Mia sorella vi ringrazia ed io vi ringrazio per tornare con una frecciatina alle leggende secondo cui i due erano fratelli. Jack White ha continuato negli anni a roccheggiare di brutto, Meg si è eclissata quando il gruppo si è sciolto. Questo Greatest Hits è il perfetto regalo per tutti gli amanti del rock, del blues, del garage e compagnia bella, ed è anche, anzi soprattutto, un ottimo regalo per chi non ha avuto modo di godersi i White Stripes in diretta. Ai più giovani in ascolto dico: non fatevelo scappare e suonatelo a palla nelle vostre camerette. Let's rock! Magica musica di Venerus. Ho conosciuto Venerus grazie a questo clip. Che cosa vuoi da me? Un po' di amore prima di partire. Che cosa vuoi da me? Non mi parlare. E se state ascoltando queste mie parole, significa che mi sono innamorato all'istante di come questo giovane artista milanese moduli la propria voce. Ogni scalino un'emozione diversa, con alcune inflessioni che ricordano il mitico Alyosha dei Casino Royale, e un po' gli assomiglia anche fisicamente. Mentre per i più giovani tra di voi i riferimenti sono Generic Animal e un pizzico di Gammon. In ogni caso, Venerus appare da subito, dopo pochi secondi di un qualsiasi suo brano, come un'entità riconoscibile nella marea di produzioni e talvolta iperproduzioni italiane, tutte uguali, e questo è un vantaggio incredibile. Io l'ho già preordinato dopo aver ascoltato i due brani in anteprima di Magica Musica. L'alternative pop italiano di qualità esiste e questo disco ne è la riprova. In un attimo nascondi il tuo sorriso. The Shadow I Remember, dei Cloud Nothings. Se amate visceralmente l'indie rock americano, soprattutto quello chitarristico con riferimenti a Pavement, Dinosaur Jr. e Strokes, dovreste ascoltare il nuovo album dei Cloud Nothings. Il fondatore e frontman del gruppo, Dylan Baldi, è un abile scrittore di buone melodie, e la sua voce grattata mi fa tornare alla mente il Kurt Cobain di In Utero, quindi vibrazioni super positive, ma voglio ascoltare anche gli altri brani del disco prima di acquistarlo. Coproduce il leggendario Steve Albini. Tre ristampe dei The National. Anche se gli album dei National a cui sono più affezionato sono altri,
Ogni loro uscita merita attenzione e per festeggiare i 20 anni di carriera, il 26 febbraio arrivano le ristampe dei loro primi due 33 giri, il debutto omonimo del 2001 e Sad Songs for Dirty Lovers del 2003, più l'EP Cherry Tree del 2004, tutti rimasterizzati presso gli Abbey Road Studios per l'occasione, quindi da non farsi scappare. Il mio preferito tra questi è Sad Songs for Dirty Lovers, e lo è già dal titolo, canzoni tristi per sporchi amanti. A prescindere da ciò che penso di questi tre album, amo i National per il loro alternative rock cantautorale e crepuscolare, ma soprattutto per la voce di Matt Berninger, una delle più espressive nel panorama contemporaneo. La potrete apprezzare nelle canzoni che ho inserito nella playlist di Spotify, che ha lo stesso titolo di questo video, Dischi in uscita febbraio 2021. You just made yourself available. You just made yourself available. Colonna sonora del film Dracula di Francis Ford Coppola. Questa è la colonna sonora di uno dei film che ha segnato la mia adolescenza. Andammo a vedere Dracula al Cineforum del liceo e ricordo ancora oggi tutte le risate fatte per l'accento del conte, interpretato dal solito incredibile Gary Oldman. Crescendo l'ho rivisto molte volte, naturalmente con un altro spirito, e l'ho fatto sempre con grande piacere. Uno spezzone di un dialogo di questo film è stato campionato dai Casino Royale per il loro capolavoro CRX, e nel cast del film c'è anche quel genio fulminato di Tom Waits, nonché la stupefacente Monica Bellucci nei suoi anni migliori. Dirige Francis Ford Coppola, e scusate se è poco. Per i lettori slash cinefili in ascolto, partite dal romanzo di Bram Stoker, poi guardatevi il film e poi ascoltatevi la colonna sonora. Benvenuto in mia casa. Entrate e lasciate un po' della felicità che recate. Il conte Dracula? Io sono Dracula e vi porgo il benvenuto in mia casa. Altri dischi al volo. Era da tanto che aspettavo la ristampa in vinile della discografia di Eva Cassidy, interprete tanto dotata quanto sfortunata. I suoi dischi erano il mio sogno bagnato di quando internet non esisteva e nei negozi di Livorno non c'era modo di farli arrivare. Recupererò sicuramente e in abbondanza. Trovate anche qualche suo pezzo nella playlist di Spotify Dischi in uscita febbraio 2021, salvatela e seguitemi anche su Spotify per non perdere le prossime novità. Naturalmente trovate i dischi di Eva Cassidy e tutti quelli che vi citerò tra poco nel mio negozio su Amazon. Acquistateli da lì per aiutarmi a tenere in vita il canale, tanto per voi il prezzo non cambia e a me arriva un piccolo contributo, una tazzulella e caffè, per ripartire di slancio. A questo giro non dovrebbe essere un'edizione limitata, ma se siete fan di Bowie non tarderei troppo ad acquistare questo 45 giri in cui viene ripresa una sua esibizione a inizi anni 90 in compagnia di Morrissey, ex Smiths, col quale reinterpreta Cosmic Dancer dei
T-Rex. L'altro brano invece è del solo Morrissey, che coverizza una canzone dei The Jam. Per i completisti di Bob Dylan arriva questa raccolta in 3 CD con registrazioni risalenti al 1970, tra cui alcune perle in compagnia dell'amico George Harrison. Sempre di Dylan, in uscita il 26 febbraio, abbiamo la ristampa in vinile trasparente di uno dei suoi capolavori, Highway 61 Revisited. Se non ce l'avete e vi gustano i vinili colorati, non dovreste farvi scappare questo pezzo di storia della musica. Il 5 febbraio arrivano 4 ristampe dedicate a una delle band delle Big Four del thrash metal, gli Anthrax. Avremo quindi Volume 8, We've Come For You All, Stomp 442 e il mio preferito, Sound of White Noise. Escono per la prima volta in Europa con il loro terzo album i brasiliani Kai Jacubo, spero di averlo detto bene, straconsigliati se amate i territori della jazz fusion. Da tenere d'occhio i Dead Poet Society, che fanno un bel rock energico mainstream combinato a una vocalità non banale. Se il nome non vi è nuovo, significa che siete anche cinefili, perché Dead Poets Society, Poets anziché Poet, è il titolo originale dell'attimo fuggente col grande Robin Williams. Ad aprile arriva la versione deluxe a prezzi umani di White Pony dei Deftones, che vi ho già rivelato essere uno dei miei preferiti in ambito new metal. A febbraio esce la Super Deluxe Edition solo per fan sfegatati. Torna Fabio Concato con tutta la sua classe in Musico Ambulante, che raccoglie il meglio del suo repertorio interpretato solo con chitarra e voce. Sorprendente. A proposito di reinterpretazioni, i Granddaddy, o meglio Jason Little, il principale motore della band, rifà tutto l'album The Software Slump, accompagnandosi solo col pianoforte, di qui il titolo del disco. Scelta coraggiosa ed emozionante per festeggiare il ventennale del loro album più riuscito e anche più noto. Ristampa in edizione limitata e vinile giallo trasparente per il tributo di Paul Rogers a Muddy Waters, in compagnia di alcuni nomi incredibili: Brian May, Slash, Jeff Beck, David Gilmour e altri. Un acquisto obbligato per ogni amante del blues. Ristampa rimasterizzata dai nastri originali per il debutto dei Black Crowes, pubblicato originariamente nel 1990. Shake Your Money Maker, che finisce dritta dritta nel mio carrello. Anche questo mese gli amanti del jazz sono accontentati con le ristampe audiophile curate da Acoustic Sounds e distribuite da Universal. Come sempre, titoli e interpreti che hanno fatto la storia del genere, a partire da Something Else di Cannonball Adderley, Wine Flight Up di Dexter Gordon, passando per Genius più Soul uguale Jazz di Ray Charles, e ancora The Raja di Lee Morgan e Passing Ships di Andrew Hill. Come ogni mese vi ricordo che queste sono attualmente le edizioni di riferimento per questi album, sia per quanto riguarda la qualità audio sia per il packaging. Ascoltatevi questi dischi su Spotify o sul servizio di streaming che preferite e poi decidete se acquistarli o meno. Sulla qualità delle ristampe non ci sono dubbi. As palavras que te dou são o que eu sou. Trovate tutti gli album di cui vi ho parlato in questo video nel mio negozio su Amazon, nella sezione dischi in uscita. Naturalmente ce ne sono tanti altri che meritano attenzione e per questioni di tempo non sono stati inseriti. Trovate quei dischi nel mio negozio su Amazon, nella sezione dischi in uscita extra. Segnalate le pubblicazioni che vi interessano di più nei commenti qui sotto, e per chi è arrivato fino in fondo guardandosi tutto il video, c'è il solito hashtag. Eccomi! A presto e buoni ascolti!